L'audacia e la dedizione sono da sempre i suoi punti di forza. Tony D'Ambrosio è il creatore di una nuova figura professionale, il personal car shopper. Ma qual è il suo ruolo? Per la prima volta è un professionista che spiega al cliente finalmente che cosa deve fare e quali sono le scelte giuste in ambito automotive. Non so se hai mai pensato di cambiare auto, immagino di sì, e quanta confusione soprattutto oggi c'è nel cervello. Per cui cosa fa il personal car shopper? Semplifica la vita ai clienti. Con il suo sapere lo aiuta, lo accompagna, lo prende per mano, negozia e riesce a fargli risparmiare tanto tempo e anche molto spesso anche tanto denaro. Ma com'è nata l'idea? Ma è nata l'idea quando, dopo 30 anni di concessionaria al servizio delle case costruttrici, ho detto: ma del mio sapere adesso cosa ne faccio? L'ho messo a disposizione dei clienti e i clienti mi hanno gratificato tanto. Il cliente, quando io ho provato, chiuso le mie aziende e ho provato a dirgli: guarda, io faccio il consulente adesso, se vuoi e se sei contento poi mi paghi una parcella. Il cliente era felicissimo perché finalmente aveva trovato un punto di riferimento che stesse dalla sua parte, perché il venditore d'auto è sempre visto come controparte, come un professionista serio sicuramente, ma che sta dall'altra parte. Il personal car shopper invece ha cambiato squadra, sta dalla parte del cliente e mette a disposizione il suo sapere, e vi posso assicurare che il sapere di un personal car shopper è bello trasversale, si passa dalla fiscalità alla tecnologia, all'ingegneria, alla contrattualistica, quindi ci sono vari aspetti. Infatti il master che è nato in personal car shopper è molto trasversale, molto interessante. Invito tutti quanti ad andare su Google e a digitare master in personal car shopper. Ti apre le porte ad una professione che è altamente gratificante da una parte, e dall'altra parte vi posso assicurare che è gratificante anche sotto l'aspetto umano. Ne è nato dunque un master, ma anche un'associazione di categoria. Ma quando io ho provato a fare il personal car shopper, poi ho incontrato un amico, un Fausto Passi di Roma, che mi ha portato a Roma. Abbiamo chiacchierato, è come se quattro amici al bar stanno chiacchierando, stavamo parlando. È piaciuta tanto l'idea, a quel punto ci siamo strutturati. Soprattutto c'è stato Eugenio Rue e Andrea Corredori di Montezemolo al primo posto, che hanno detto: ma guarda Tony, c'è la legge 4 del 2013 che permette di poter regolamentare la nascita di queste professioni che non hanno un albo, proprio a tutela del consumatore, ma a tutela dello stesso professionista. E quindi ci siamo inventati questa federazione, che non è una federazione, si chiama Federazione Italiana Personal Car Shopper, ma è un'associazione di categoria che ha l'obiettivo di tutelare la figura del personal car shopper, tutelare anche i clienti, garantire ai clienti un codice etico e quindi poi formare i nuovi personal car shopper e fare in modo che questa poi diventi una vera e propria professione, magari anche un domani con un albo dedicato. Per il momento siamo riusciti, sono onorato di aver fatto parte di un comitato scientifico della Università IUL, dell'Università Telematica IUL, che ha lanciato il primo master in personal car shopper. È stato accettato dal Ministero del Lavoro. Il Ministero del Lavoro si è entusiasmato, ci ha ospitato presso il Senato della Repubblica, nella sala Nassirya, e ha fatto in modo che potesse essere presentato in maniera istituzionale all'Italia intera. Abbiamo presentato con grande successo il Master, e questo è il primo passo per formare i nuovi personal car shopper, quelli che vogliono immettersi in questo settore, non solo per i ragazzi, ma anche per chi è già nel settore automotive. C'è la possibilità di riqualificarsi e di fare personal car shopper in questo momento.